Per quanto ci riguarda, il controllore è sempre esistito. Il controllo ovviamente viene fatto a spot, cioè esiste un gruppo di persone numeroso per quanto riguarda ANM che ogni giorno hanno un programma di lavoro e quindi effettuano attività di controlleria e di verifica sui nostri mezzi. Abbiamo delle procedure piuttosto rigorose che legano i nostri autisti, i nostri macchinisti, in genere il nostro personale anche di controlleria alla nostra centrale operativa. Per cui cerchiamo di essere sul pezzo. Abbiamo circa 120 controllori in organico in ANM, è chiaro, si tratterebbe di organizzarli diversamente, ma numericamente le persone che esistono adesso già assicurano un'attività di controlleria con certe caratteristiche. Se poi l'attività deve essere implementata, è chiaro che sarà necessario ricorrere ad altre risorse. Il nostro conducente normalmente già è attento al rispetto delle norme previste anche per il contrasto al Covid, quindi al fatto che le persone utilizzino la mascherina, salgano e scendano dalle porte giuste e, ripeto, normalmente il cittadino napoletano rispetta queste prescrizioni. Noi siamo preoccupatissimi come organizzazione sindacale. È impensabile che un lavoratore si possa sostituire a quello che è l'ordine pubblico. Il controllo della mascherina o di altro non tocca sicuramente ai lavoratori. E poi dove sono questi lavoratori? Rispetto a quello che era il controllore di bordo, con gli anni ci sono state delle modifiche, tutte quelle professionalità o sono andate in pensione o sono stati riprogrammati in quella che è l'organizzazione aziendale, quindi non ci sono più. Già abbiamo subito tantissime aggressioni per cose assurde, immaginare poi dei colleghi che dicono alzi la mascherina o lei eventualmente non può salire, significa esporre quelle persone a un'aggressione. Il Comune di Napoli deve farsi trovare pronto, ma più che il Comune di Napoli si deve far trovare pronto l'azienda, l'ANM, che negli ultimi anni sta facendo solo proclami e pochi fatti. Sì, ci sono i controllori, le figure dei controllori ci sono, ma sfido chiunque a dire dove stanno. Fanno il loro mestiere questi ragazzi, ma sono pochi, il problema è che sono pochi. Dobbiamo sfruttare questa opportunità che il governo sta dando sulla questione dei controlli per verificare Green Pass e tutto il resto, perché se è legge, la legge va rispettata, punto, non è che ci sono altre soluzioni, per creare opportunità anche di lavoro. Si deve creare opportunità di lavoro all'interno delle aziende di trasporto, riqualificare il personale che magari oggi fa altro e potrebbe fare appunto il mestiere dei controllori, perché sono pochi e sono purtroppo oggetto di situazioni anche violente, perché purtroppo chi paga è sempre il front line delle aziende. Parliamo degli autisti, parliamo dei controllori, parliamo dei bigliettai, quelli nelle biglietterie, poche biglietterie che sono aperte, un altro punto nevralgico che va assolutamente verificato e va assolutamente potenziato.